Io e lui abbiamo avuto due risposte completamente opposte a questa cosa. Mi è piaciuta. Buongiornissimo, raga. Buongiornissimo a chi non si sta Buonasera. guardando Sanremo. Complimenti. Un applauso, ragazzi. Un Sanremo? applauso. Sì, c'è Ah, c'è Sanremo. Sanremo! Sì. Oh mio Dio, dovrò segnarmelo sul libricino delle cose di cui mi importa tantissimo. Sanremo è un importante evento musicale per la nostra storia. Madonna Perché Bertra. Sanremo è Ringrazia le sub che Sanremo. sta per partire l'hype train. Grazie Daviuzzo, grazie About Gabs, grazie Fallen God, grazie Daria Sam. Non lo so, Sanremo l'ultima edizione che ho visto me l'ha fatta vedere Totta in un video. È vero, è stato un bel video, però emozionante. Oh, è 3 livello 2, grazie mille, raga, per Penso tutte le anche persone che si fosse sono salvate. l'unica, penso anche fosse l'unica Sì, di probabile. Sanremo che ho visto. Perché, Probabile. sai, prima guardavo il Festival Bar, non me, penso di aver mai visto Sanremo. Credi ce la farai? Palo l'automatico al Festival Bar. Quanto è da vecchi dire io guardavo il Festival Bar? Molto. Troppo, Leo. Anche sapere cos'è Ok. il Festival Bar da vecchi. No, sapere cos'è il Festival No, Bar, sapere no, no. dai. Avevo due CD io, lato blu e lato rosso del Festival Bar 2005. Top CD. È stato tipo l'ultimo festival bar, no? Il Oh, 2005. grazie Penso di sì. mille Giorgio, 1, 2, 3, 4, 5 per la Sei. sub di 3 mesi. Dici che magari essendo stato l'ultimo dovevo tenerlo tipo sealed perché era tipo raro come CD Esatto, e... te lo devi far gradare, Crack. amo. Cazzo, perché non Cazzo. sono andato a Sanremo a cantare Whopper, Whopper, Oh no, ha Whopper? Sei ricominciato. Parlando di ricominciare, anzi riprendere, voglio riprendere a costruire la nostra casa su The Sims? Sì. Toccava fare le nostre case, le nostre Non stanze. parlare di case che io sono triggerato a merda oggi. Sì, le nostre Perché che casa hai case. visto, Bertra? No, niente, io Cosa voglio ti andare a hanno vedere. detto? No, no, voglio Ah, andare a vedere ok. quella lì ancora, solo che costa troppo, zio, non ce la Ma posso Bertra, fare. non costa andare a vederla, è gratuita, te l'ho già spiegato. Sì, ma io voglio andarci a vivere, capisci? Lo so, quello è il prezzo. Intanto puoi andare a Beh, vederla. allora, volendo puoi farlo anche Madonna, gratis. posso bannare, Brahe? Bertra e case sensitive, io ti odio. Io ti odio, Allora, Brahe. una cosa che a me è piaciuta, che facevano in America, che non c'è in Italia, che io sinceramente lo farei, tipo, la domenica con degli amici, di prendere e andare a fare sta roba, è quando fanno l'apertura delle case in America per vederle. Ah sì, C'è le l'agente open immobiliare, ma dimmi che tu non ti verrebbe da farlo una domenica di dire, andiamo a vedere 3 case a cazzo di house. cane. In più c'è quasi. Totta, perché l'uovo di Pasqua sta girando? Cosa, non sta già nulla. E poi è figo perché ci sono tutti gli stuzzichini, il cibo, la pappa, gnam gnam. Cioè, Totta, che. ferma tutte quelle cose! Ma cosa? Non sta succedendo nulla. Sta facendo girare le uova. Sta rompendo le uova nel paniere. C'era anche quello. Ah, il paniere dei beni! Non. Donna. Il Totta? paniere Totta? dei beni. Totta? Non. Poi. Leo, Paniere. faccio partire io la live? Va bene, va bene. Stai start la live, Il Bertra. Vai, starto la paniere live. dei beni, per Ah, dire. guarda, aspetta, dammi 2 secondi che rinomino il mio canale Twitch Leonardo Bru in Amichetti 2 e startiamo la Ok, live lì. allora ragazzi, vi chiedo scusa, chat, se non comprendete le mie battute di cultura. Per Cucù The Sims cultura 4 eravamo papaparapaparapa. verticali e orizzontali. Madonna, io vorrei essere orizzontale sopra quel Allora, bellissimo non è. Sims. Cioè, non è che siamo verticalizzati su The Sims, quindi andrei in orizzontale. C'è un contenuto non molto, molto. Madonna, ragazzi, dovremmo tutti morire in questo momento, secondo Di felicità? Sì, aspetta, adesso te lo Ok. dico. Tottanox era Amichetti. felice che tu sia qui. Cazzo, allora Totta, cominciamo, Totta, Tottanox. no, 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 no. galleria. Galleria, cerca Verticali a destra. Amichetti. Vediamo se hanno fatto qualcosa i fan. Aspetta, aspetta. Verticali a destra per creare i sim. Ah, però forse poi l'abbiamo Totta cambiato. che Ferma, con non fare quelle tue quelle. dita che premi le cose. Minchia, Totta c'ha le dita proprio da Premitrice. carpentiere. No, quelle ditoni. I ditoni ciccioni da carpentiere. No, eravamo a destra anche per giocare. Facciamo un giorno una live, noi tre. La chiamiamo. Mettiamo proprio la categoria Hogwarts Totta, poi quando Legacy. vuoi condividi lo schermo. E diciamo che stiamo Ever. facendo Hogwarts Legacy, ma in realtà stiamo su GTA moddato Che e ammazziamo ridere, sì, tutti. facciamolo. Avada Kedavra! Signore, quello è un MP40. Schermo intero. Ok. Wii. Wii. Oh, ma che cazzo è tutta sta gente, porca puttana? Perché siamo Sono ancora i in costume da vicini, bagno? penso.
Perché io sto facendo catcalling a Michele Rettili? Allora, aspetta, prima di tutto, Totta, vai su Galleria e guardiamo se i fan hanno fatto qualcosa di Amichetti, che ti ricordi che le avevano detto di mettere Amichetti come cosa? Ho zero fiducia in voi, ho zero fiducia, ve lo dico. Però metti caso che una persona che era presa da The Sims ha detto sì, io faccio questo personaggio, è giusto dargli attenzione. Cucu cultura. No, mi sa che devi uscire proprio. GTRP facciamo? Va bene. Minchia, giochiamo a GTRP. Io sogno un giorno di entrare nel server di GTRP napoletano. Ah, sì. Poi devi dimostrare la tua cittadinanza napoletana, se no non puoi entrare. Sì. Ok, galleria. Galleria. Connettimi. È richiesta una connessione. Tentativo di connessione. Cerca Amichetti. Amichetti. E Amichetti. Amichetti. C'è roba di un sacco di gente. LOL Renzo. No, vabbè, raga. Ok, questo è io sono diventato un agente immobiliare. Leo è un trentenne che non ha lavoro. E Totta, oh mio Dio, ha 45 anni. Vabbè, posso dire meglio dei miei? Ma che cazzo? Ok, okay, questa era la mia faccia. No, no, vabbè, Leo. Cosa cazzo sei? Il chat Leo. Nei film, tipo quelli di trash comici, Leo, sostituiscono uno che Leo assomiglia, ma in realtà non assomiglia per niente. Madonna santa. Ah, ma ci hanno cambiato anche i tratti loro. Ah, è vero. Guardiamo i tratti che ci hanno messo per capire come si vedono. Ho avuto dei problemi ci ha dotta. Ok. Ma che cazzo. Ma che va bene. Ok, ok. Io sono Rekkins biondo. Questa è... Cos'è? Totta... Chi è costei? Ma che cazzo, questa non è Bertra, ragazzi. Ma siamo impossibili da fare su The Sims? Madonna, Leo sembra un tossico. A quanto pare siamo impossibili da fare su The Sims? Però guarda il tatuaggio di Berto, scusa. Quello che c'è anche sul mio. Ah, ok, sì. Ok, c'era anche... Ok, assomigliava... Ah, questa ha fatto la casa questa degli amichetti. Questa è la casa che ho fatto per gli amichetti. Grazie. C'è la palestra per Bertra e le stanze dei nostri colori. Che cosa tenera. E tutti i nostri studi. Carina. Questa qua la useremo per il prossimo youtuber. Gliela diamo a prescindere. Per non il può, prossimo non trio scelta di youtuber. Quando facciamo i mates. Oh mio Dio. Amichetti fatti male. Ah, ok. Pff, porca domanda. La parola fatti. Sì, è fatti malissimo. Madonna. Ah, la faccia. Oddio, come si chiama? L'attore, oh mio Dio. Così non allora, siamo noi, ok. Dicevi, scusa, Leo? Sto cercando un attore che non mi viene il nome. Quello che non ti amo, io ti stramo. Come cazzo si chiama? Ti straamo. Come cazzo si chiamava? No, non voglio la musica neomelodica napoletana. Ti stramo. Però posso dire sinceramente che il primo non Woody era Allen così... Il primo la di Woody Allen. Il primo non era così sbagliato comunque. Ma oddio, io sembro completamente un altro essere vivente. Boh, dai, non troppo. Non dirò mai la ricerca che ho fatto per arrivare a Woody Allen. E ve la scrivo a voi sul gruppo. Vediamo se cerco Bertra. Vabbè, Bertra, allora fallo tu. Vabbè, ragazzi, scusatemi. Ah, ecco, questo è singolo Bertra. Ho trovato Woody Allen con questa ricerca perché mi ricordavo solo questo tratto della sua personalità. Ok, guardate che Bertra ha come... Odio i bambini. Ah, vediamo i nostri cosi. Vedo che Brian ha capito probabilmente. Allora, nel redesign fatto da LOL Renzo 96 abbiamo, partiamo da Leo. Come genio aspirazione musicale. Genio musicale. Vuole essere un musicista e un cantatore esperto. Riflessivo. E genio musicale sempre. Pigro. Ok, va bene. Questi qua sono amante della musica. Forse penso che abbia incentrato un po' la roba sulla musica. Ok, sì. Ah,
Ah no, non è quello che pensavo io, scusa. Ho letto poi, per Bertra abbiamo culturista, vuole allenarsi e diventare il più forte di sempre. Metabolismo elevato, è più facile restare in forma e magri quando si ha un metabolismo elevato. Verissimo. Poi, buffo, questi team, questi sim tendono ad essere giocosi. Buon gustaio e amicone. Amicone mentre falso, bugia. Per Totta abbiamo cervello nerd, vuole aver letto molto, essere un tutto fare, veloce a imparare, perfezionista, ok, ci sto, fedele e topo da biblioteca. Ok, dai, ti dirò pure ci sta, vale, okay, abbastanza worth. Un po' strano su fedele, perché mi ricordo che quella volta che è andata in discoteca, Madonna, si era fatta 72 persone, suo record personale, non era 73? Abbiamo ah, no, il... No, il 73, di... se ti ricordi, era stordito e non gli abbiamo dato valido. Sì, 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 è vero, perché era svenuto per terra. Vediamo i profili fatti da 542LB2NY3XO. Infatti devo anche mettere pausa alla musica sotto, nel mentre che non penso vada molto a braccetto con quello la che la descrizione sento. Di... Cos'era? Scusa, ho visto... Sì, no, scusami che stavo togliendo la musica sotto. Ah, ok. Sesno. Allora, per Leo abbiamo anche qui genio musicale, amante della musica, buffo. Ok, quindi non ti hanno sono pigro tolto in questa pigro versione. E ti hanno messo buffo. Quindi ora okay, Bertra okay. Dovrà essere pigro. Giusto. Invece no. Bertra è sempre culturista, stesso. Instabile. Corretto, va bene. Ghiottone. Ok. Sì. E attivo. Ok, secondo me questo rispecchia di più Bertra. Sì, ci sta, ci sta. Mentre per me abbiamo sim rinascimentale, vuole essere abile in molte cose contemporaneamente, sempre veloce a imparare, ambiziosa, buona e bugia! Creativa. Mamma Totta mia. Buona. Totta buona. Ma no, proprio grazie no, Robin Slay per il settimo ragazzi. Mese. Tutto bene, voglio. Leo... Questo non li ha messi, cioè. Infatti ha detto me. Ok, per Leo abbiamo anima gemella. Il sim vuole trovare la persona giusta e vivere in modo gratificante la sua vita. Attraente. Ok, si tromba. Fatta. Amante della musica, anche qui smanettone e fedele. Oh. Ciao, sono mentre... fedele anima gemella, quindi se volete trombare scrivetemi in DM che papam si fa. Mentre Bertolo vuole diventare favolosamente ricco, niente sulla palestra. Corretto. E sapienza affaristica. Assolutamente una bugia. Sicuro, questi sim tendono ad essere fiduciosi. Assolutamente una bugia. Attivo, giusto. Ok. Assolutamente una odia bugia, posso dirlo da quando giusto. Abitavo con lui. Non è vero. Non ho dei bambini. Quanti dipende bambini vorresti in avere? Che modo. Bertra. Quanti figli vorresti avere, Bertra? Nessuno mio, grazie. Ok. Amica in che del mondo. Nessuno tuo? Tutta amica del mondo. Amica del mondo. Socievole. Pigra. Amicona e smanettona, ok. Ma non ne hanno azzeccata una, credo. Sì, non so perché smanettona, sinceramente. Allora, Leo qua, amico del mondo, socievole, allegro, amante della musica e al... Buono. Ok. Io uguale, in più grazie Danda per il terzo mese. Mentre Bertra vuole cantare. Ah no, stella delle barzellette. Voglio diventare uno stand-up comedian. Stand-up comedian, socievole, atletico, allegro e infantile. Bertra sarà tipo un giovane Maurizio Merluzzo più Bertra, non lo so. È vero, il cappello è di Maurizio Merluzzo, assolutamente. Sì, questo non ma poi è troppo secco per essere Bertra, dai, è grosso quanto Leo, cioè... A parte Leo c'ha lei c'ha 65 anni, cioè... Sì, Leo, no, Leo ha 40 anni e dà le caramelle fuori dalle scuole. Ora? Ho paura di questa cosa. Poi qui abbiamo questo è Woody Allen. Questo è Woody Allen. Sono più o meno tutti uguali alla fine. Madonna Totta in questa roba è terribile. Mi fa paurissima. Ah no, ambiziosa già c'era. Questi non siamo noi. Questi sono altri amichetti che non siamo noi. Però questo può essere Bertra. No, è fatto il 21 novembre del 2020. Questa chi sarei io? Sei tu. Questa è Totta. Allora, Leo. Questo è Leo. Sono io. Bertra. Quindi questo qua questo, ci sarà gli spoiler dei nuovi amichetti? Questi sono i due nuovi amichetti. Chi sì. Sono questi? Michel Puttini e Poldo. Perfetto, va bene. Noi no, Poldo vuole una grande famiglia felice. Ok, è va vero. Bene, fatta. Ok, onesto. Ora possiamo riprendere e creare le nostre stanzette. Non voglio auricolari gratuiti. Cosa vuol dire?
Ok, scusa. Ah, ok, pensavo lo stessi leggendo dalla chat. Infatti non vedevo il messaggio, no, no, era... Madonna, raga, il costume di Leo. Porca puttana. È bellissimo il mio costume. Stellare. Perché hai questa faccia serissima, Leo? Perché ho un costume bellissimo, cioè sono super serio. Allora, torniamo alla nostra casa, parliamo di cose serie. Il piano di sotto l'avevamo pisciato. Guarda, perché c'è della gente in casa? Oh, ma cosa vogliono questi cretini? Allora, oh, ma sono i testimoni di Geomag. Vogliono entrare in casa. Buttali fuori. Chiudigli la parete dietro. No. Chiudigli la parete dietro. Facciamo le stanze. Perché così magari possiamo fare la festa di introduzione. Leo, allora, in che angolo della tua casa vuoi? Aspetta, c'era da poi finire il bagno, Totta. C'è il bagno senza nulla. Boh, a me sembra perfetto questo bagno. Scusa, qual è il problema? Allora, fai così. Metti solo una doccia e un buchetto per terra per spostare i bisogni con l'acqua, che così possiamo pulire giusto, quando caghiamo per giusto terra. Purtroppo non c'è. C'è il bagno pubblico. Posso mettere un gigantesco bagno pubblico? No, purtroppo. Bello, mi piace. Posso mettere un vasino? Mi ti piace, prego, bagno, sì, 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 sì. Non penso che possano usarlo gli per adulti, per favore, però un po' di educazione e di cultura nelle cose che facciamo. scusate. Quello con i dinosauri, sì, sì. Ok, allora, questo è l'ufficio, è ufficialmente il oppure preferiamo questo? No, è più bello l'altro. No, no, l'altro. Perché anche è questo però è importante. Puoi mettere anche uno specchio a parete dietro? Sì, gigantesco. Sì. Prendi lo specchio più grande che trovi. Sì, sì, sì. E Totta, domanda, puoi mettere una finestrella nella parete verso la casa di camera di Bertra? Assolutamente sì. No, vi prego, okay, per Dio. Piccola piccola, proprio la più piccola che c'è. La più piccola finestrina che c'è. No, è troppo alta, non vi vedo. Così, sì, così. Altezza merda. Dai, no. Perché, scusa, non sei interessata di vedere noi? Bagno anche degli ospiti, un po' di tutti quanti, Bertra. Dai, ti puoi divertire, Bertra. Tu, Leo, in che angolo vuoi? Qua a sinistra o qua a destra? Ma in destra è sempre la scelta migliore. Ok, va bene. Allora, come lo vuoi? Così ad angolo? Ok, va bene. Va bene, sì, okay, sì, si può fare. Ok. Allora, creiamo il muro. Creiamo il muro. Questo qua non è il nostro studio, giusto? Sono nostre stanze private. È la stanza privata, sì, sì. No, questo okay, è anche okay barra studio. Quello personale, sopra facciamo le stanze da letto. Ah no, le stanze da letto. Dobbiamo fare anche lo studio. Dobbiamo fare lo qua studio quello grande, cioè tipo il ma quello lo possiamo fare al centro. Sì, è vero, in mezzo. Da capire come strutturare la cosa, allora. Vedi, perché guarda, se qua facciamo così. Ah no, merda, mi ha turbato troppo questa cosa, no! Ah. Ok. Ok. Se questa diventa una stanza, ok, e questa diventa l'altra. Ok. Ok. Avremo uno studio qua molto al piccolo. Centro c'è il gigastudio. Sì, ah, che devi passarci in mezzo per andare di sopra? Sì. Sì. Non ha porte questo studio, l'unica porta che ha è quella del bagno. E camera mia, dai, su via. Esatto. Allora, Leo, partiamo da allora, guarda, io ti direi una cosa. Pavimento vuoi? Grazie, Fade. Vedi dove c'è l'unione a T nostra? Sì. Ok, quei due quadratini e a destra e sinistra. No, sotto, a T. Ok. Ok, a destra e sinistra, spostali più in là e ci mettiamo le porte, così c'hai l'entrata a destra e a sinistra ed è sempre simmetrica. È molto bella perché fa tipo corridoietto piccolino. Dimmi se ho capito quello che intendi. Ah, sì, ho capito. Carino. Così? Ok, esatto, sì. Che carini, così vi e mettiamo, guardate quando e mettiamo le porte quando entriamo. E ne mettiamo due però, per favore. Beh, sì, sono io. Ah, ok, va bene. Poi la porta a vetri per la camera da letto è molto interessante. Non è la camera da letto. L'ho già avuta a casa di Bertra, però va bene, accettiamo. Ah no, è vero, è lo studio. È vero, ce l'avevi. Ok, allora, che pavimento vuoi? Facciamo il tuo colore? Allora, fammi vedere il pavimento. Allora, innanzitutto... Sì, bellissimo. Ma scusa, la mia, che cazzo vuoi? Non ti piace? Va bene, bellissimo. Preferisci questo? No. Preferisci... Assolutamente no. Questo? No, questo non è blu. Preferisci questo blu normale? No, quello ciottolato. Se no, vediamo se c'è un ciottolato blu. Mi sa di no. Questo? È cemento, però, e basta.
Provi i mattoncini. Mattoncini in basso, destra, destra, sotto, 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 quelli rossi. No. Vedi se. Ah no, sono monocolore. Colori, sì. Ah, fuck. Guarda a destra c'è blu, a sinistra. Piastrello. No, ti prego. Mi sembrano tipo i dissuasori. quelli in Duomo. Quelli che. No, quelli che vibrano. Brrr. Vediamo che altro c'è. L'aiuola. L'aiuoletta. Così tocco l'erba finalmente. Vabbè, incredibile. Questi. Oh, c'è qui. No, non è blu. Scusatemi, ragazzi. Sono in piena pubertà. Questo? Perché è azzurro? Vai, parquet azzurro, mi piace. Ci piace il parquet azzurro. Canata assoluta. Ok, perfetto. Colore delle pareti ora. Ah, beh, un grigio chiaro. Un grigetto chiaro. Un grigetto, no, proprio questo, non ti piace. Questo non ti piace. Questo non è grigio chiaro, Totta. Però era, Che stile, Leo. Questo? Vorrei dire che. Bellissimo. Lo vuoi te, Bertra? No, grazie, passo per oggi. Vuoi l'erbetta? Dammi il mio grigio chiaro. Erbetta così? Che in bagno, wow. Questa raga, in bagno, in bagno. In bagno, vai, vai. Anche se non c'è muro in bagno praticamente. Sì, ce n'è pochissimo. Bello, okay? Bello. Perfetto, pochissima erba. Ragazzi. Aspetta, la parete verso camera di Bertra la vedi con la finestra, l'erba? No, perché copre la stessa. La vedi qua. Ah, ok, va bene. Con anche i dinosauretti è perfetto, è tutto a tema. Per questo avevo visto. Ok, allora, dicevamo, tu vuoi grigio, normale? Sì, sì, un grigetto chiaro, tipo. Ok. Oddio! Le montagne! No, Leo, Totta, quello con l'acqua, il quarto. Che agonia queste montagne. No, vabbè, è troppo Trento. Ok, scusa. Carino questo, però, Io lo voglio, lo metti nel mio questo. Trescissimo, non c'entra un cazzo con il resto della casa. Forse c'è di altri colori. Ah. Ma non ha le stesse. Non ha l'erba. No, niente allora. Niente erba. No, sì, grazie. Dai, c'è anche giallo. Giallo, mica il mare piscio. Madonna, camera di Bertra sarà un fottiglio da settare l'iso. Vuoi questi, tutti Bertra? Luci. No, basta, posto così, grazie. Questa, Leo, ti piace? È un po' troppo scuro. Cos'è questa? È ancora più scuro. Ma non c'è un colore. Questo bello. È da bagno. Anche bello. È da ristorante. Ma non c'è un solid color, scusa? Carino. C'è il ciottolato, il grass. Dai, dammi, okay, il ciottolato. Ecco, no, trovate il solid, okay, color. Li vuoi? Allora, scuri a pastello, essenziali. Essenziali. Ogni sfumatura, ogni non so cosa voglia dire. Arte della sottigliezza o intonaco impeccabile? Arte della sottigliezza, non so cosa voglia dire. Ok, sono pastello, devi scegliere uno tra questi. Ah, non c'è grigio. No. Quello che c'è grigio, allora cerca un grigio e prendi quello, va bene. Così? Ok. O più scuro, più chiaro. Un po' così, va bene, così. Figa. Ok, ok, ok. Ora perché dimmi, non ho finestre, Bertra? Cosa vorresti all'interno della tua... Allora, voglio una grandissima finestra sulla destra, verso la strada. Ok, proprio tipo quella più enorme. Grande che c'è? Sì, di quelle grandi, tipo vetrata. Esatto, dammi tutto quanto, proprio... Ah! Madonna, che brutto! No, no, okay. Non farlo! Aspetta, no! Aspetta, 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 posso sistemare? Mettila in mezzo quella, esatto, singola. Esatto, è comunque brutta in culo. Vabbè, o che vuoi, meglio di niente. Okay, ok, ora davanti a quelle voglio un pianoforte. Ok. Così de botto, senza senso. Un pianoforte, sì, sì. Dove sta il pianoforte? In sala. Qua, mi sa. And I'm still standing. Ok. Giralo, ah no, così va bene, così che ho la luce sullo spartito. No, no, con io che do la schiena al... Giralo un po' 180, come era prima. Sei ispirato. Così. Così, così, che mi venga la luminosità sullo spartito. Wow. Ok. Non sono io, Berta, che devo guardare il mondo, è il mondo che deve guardare me. Ok, perfetto. Vuoi una piantina vicino? Visto, sì, che sei tu. Wow. Però non questa, questa è bruttissima. Ok, va bene. Vediamo dove posso trovare altre piccole piantine. Ecco. Penso quelle d'esterno. Quali piantine vuoi tra queste? Che carina. Una che si estende verso l'alto, da mettere vicino al pianoforte. Questa? Questa? Va bene, perfetta. Ok. Okay. Vai, appendimi anche una chitarra al muro, se c'è. Da appendere al muro mi sa che non c'è, lo sai? Mi sa che c'è solo da terra. Sono triste. Allora, che altri strumenti musicali ci sono? Allora, abbiamo
Chitarra blues del coniglio congelatore. Sì, assolutamente la voglio. Mettila lì vicino alla finestra. Se no abbiamo violino. Se no abbiamo chitarra acustica. Se no un altro tipo di violino. No, la chitarra stellare. Voglio la chitarra stellare. Chitarra stellare. E il microfono hai anche. Perché il microfono? No. Così canti mentre suoni. No, non mi piace cantare mentre suono. Ok. Ok, lì, lì, c'è esatto, anche di altri lì. Colori, aspetta, vediamo gli altri colori. Rosa, ma che altri colori, Bertra? L'altro è scheletro, coniglio scheletro. Voglio il coniglio rosa, assolutamente. Datemi, ragazzi, qual era il grande chat, qual era il trucco per far intersecare gli oggetti? Perché cazzo io la vorrei mettere qua, però non me la fa mettere. Ma mettila tipo in obliquo sulla sinistra. Sì, era obliquo carino, là, qua, così, lì. Là, qua. Ok. Sì. Ok, ok. Lì davanti alla finestra fammi la postazione PC streaming LOL. Ma no, ma vedi, mi ha risbloccato queste cose. Madonna, ragazzi, non ti è schillati su sto gioco. Anche il rob per avere tutte le cose sbloccate. Plots. Plots. Tocca farsi il comando in chat per noi. BB move objects. Hai dimenticato il punto dopo BB. Ok. Ok. Molto più felice. Anche... Metti la pianta nel pianoforte gentilmente. Yes. È un po' difficile suonare così. Non so se questo suona bene. Capisci niente, Leo. Per ora possiamo mettere questa un po' più in qua. Ok, perfetto. O metterla qua lì. Magari. No, era che no, no. Lì dov'era? Lì. Ok. L'altro non ce l'hanno detto comunque. Quello per, quello per sbloccare tutto non me lo ricordo sinceramente, come che ce l'avevano anche detto l'altra volta, però. No, il computer da gaming. Capito, non possiamo. Ok. bb.ignore gameplay unlocks entitlement. Entai? Ok. Entai? Curami. Eccoli. Allora, scrivania. Quale scrivania vuoi tra queste? Quella nera, l'ultima, quella pesantissima. Questa. Madonna. La vuoi nera? Ci sono anche di altri colori, eh? Quella sotto lì? Questa? C'è quello sotto, appena sotto? No? Ok, forse è un po' troppo pesante, eh? Sì, è ciottissima. Questa? No, ti prego. Wow. Questa? Vero, true gamer. No. True gamer. La trust. No, va bene, dai, va bene quella pesantissima. Dammi quella pesantissima. La vuoi di questo colore? Marrone chiaro, marroncino. Cioè, così? Questo, così va bene. Ok. E sopra ci mettiamo il giga computer. Da gaming o vuoi Air Mac? No, da gaming. Di che colori li vuoi? LED? Blu, verde non o rosso? Non li voglio, non mi spiace, li voglio non i LED. Puoi, mi dispiace, le sono cazzi. Dammeli azzurri. Che okay, wow. Giusto l'assoluta per cosa capire, quando tutti dicono il PC da gaming con i colori, guarda, vi faccio vedere i colori del mio PC. Questo che non posso spegnere. Wow, Leo, sono lo stesso di più del mio. È l'unico colore che ha il mio PC, questo che non posso spegnere. Il mio invece è un arcobaleno infinito di colori che cambiano. Wow. Wow, Totta. Dov'è la mia sedia della da dov'è gaming? La sedia da gaming? Sì. Bella. Ma questa è difficile da spostare. Bella. Quella... Oh mio Dio. Se no c'è sì. Questa da gaming. No, voglio quella rossa. La vuoi rossa o matchata con assoluta. La scrivania? Ok. Rossa assoluta. Madonna, che sobrietà. E poi c'ha le rotelle, cioè tremenda questa cosa con le rotelle. Prendimi un'altra pianta uguale all'altra e mettimi la sinistra della scrivania. Wow. Okay. Vuoi altre piantine sulla scrivania? Sì, dai, un cactusino. Cactussi. Vediamo se deteniamo un cactusino. A destra. Piccolo, piccolo. Non c'è un piccolo cactusino. Ah, fuck. Cosa c'è di piccolo? A parte il pene del bellissimo ragazzo che sta guardando questa live. Questa? Che carina. Ok, quella mi piace. Oh, quello. Quello col vasetto unico. Vasetto unico. Questo. Questa? Sì. Dove la vuoi? Destra o sinistra? Destra. Ok. Carino. No, sinistra che destra il mouse. Infatti, dove cazzo è il mouse? Vabbè.
Un ventilatore? Non ah, non sono ventilatori. Ah no, sono? C'è un ventilatore. Un ventilatore, Leo? No, a posto. Ok. Qualche mensola magari, qualcosa del genere, non lo so. Un po' vuoto, hai tutto un muro vuoto. Puoi mettere tutti i poster, i quadri. Leo, puoi mettere una finestra che dà sulla stanza di Totta, così vi guardate. Ma perché vuoi mettere i dinosauri oggi, Totta? Perché sono piccolissime. Dove sono i gigaquadri? Una volta c'erano i quadri giganteschi su questo gioco. Eccoli. Eccolo, madonna. Wow, no. Fammi... Un piano! Ok, lì dove era? Lì sulla sinistra, va bene, lì sulla sinistra. Il piano. Di che colore vuoi la cornice? Nera ci sta? Sì, sì. Si domanda, io ho... mi manca un muro sulle scale? No, sì. Ma tu non fare domande. Sì. Ok, va bene. La gente che sale le scale ti guarda, ti osserva intensamente. Sentirà tutta la casa al pianoforte. Sì. Sistemato, amico. Ok, ok, a posto. Metti il muro, metti il muro. Metti una finestra, metti una finestra che dà sulle scale. Perché? Quella ad arco a sesto acuto. Sali, no, questa qua è tutto sesto. Sopra? Era sopra. Sopra ancora? Eccola lì. Questa? Wow, Leo. Questa. Terribile. O questa? Voglio guardare... questa. La vuoi di questo colore o marrone? Sì, sì, deve essere nera. Cioè, io proprio ti guardo giù suonandoti la musica del funerale. Ok, ok. Da qualcosa altro di qua, dei poster. Allora, vorrei un tappeto dietro la sedia. Non dei dinosauri. Come no? Questo limita le nostre scelte, amico mio, perché questo ci sta molto bene. C'è il tappeto con con la nota. Con la nota, ma è microscopico. Oh mio Dio, posso mettertelo qua. Va bene, grazie. Lì, perfetto. E altri tappeti. Ce n'è uno molto grande. Questo è bello, un po' artistico. Non l'ho visto io. Bello. Scusa, ma non è così nella foto? Ma è troppo artistico, Totta. Scusatemi, era questo, intendevo. Ok, dai, va bene questo. Se no perfetto. C'è anche questo. Ah, no, sono troppo grandi. Madonna, questi. Giganteschi, spropositati. C'è anche di altri colori, eh? No, bianco e nero mi piace. Au, ma che cazzo mi sono tagliato, porco demonio. Ok. Sulla parete. Poster? Non ho idea di... Allora, vuoi qualcosa per dipingere? Degli scacchi ci sono anche. Non ho mai giocato a scacchi in vita mia. Ma cosa c'è di roba da appendere? Io gioco solo FPS e chess, mi spiace, Totta. Bellissimo gioco. Non vuoi il coso per dipingere? Non so, dipingere non l'ho lasciata un po' là come passione. Quindi vai un po' giù, fa vedere che altro c'è. Ah, i cosi per il barman. il okay, mini c'è bar. Poco di spazio mancherebbe. C'è un per piccolo mini bar però, guarda. No, passo il barman. No, ma come? Ma c'è anche il pianoforte bianco. Guarda che trash questo. Madonna. Però ha il suo stile. No, però mi piace quello a coda, va bene. Il gran coda è spocchioso. Puoi mettere un telescopio. Vai, mettimelo fuori sulla terrazza. Ok. Sembra che magari bello il terrazzino. Okay. Mettilo che guarda casa di Michele. No, perché non ci sta, poi non lo puoi utilizzare. Ok. Vabbè, allora mettimi qualcosa di appeso al muro, qualsiasi cosa va bene, anche un televisore. Un televisore. Metti me appeso una trave. Allora. Grazie Terry per il Prime. Grazie Terry 11. Se 11. Fai con Shift più o Shift meno, penso, fai diventare le cose più grandi o più piccole, dicono. Shift più? No. No, zoom e basta, hai preso in giro. Minchia, mega... La TV pinguino! Che sei pazza! Sotto la TV grande? Sì! Aspetta! No, la TV pinguino mettila in bagno! È vero! La TV pinguino assolutamente in bagno davanti al gabinetto! Così uno può scegliere se guardare me o la TV pinguino. Spettacolare.
Così c'è la coda che esce nella stanza. La TV pinguino. Vai, fatto. Molto bello, molto bello. Va bene, per me è il mio studio aspetta, a posto. Aspetta, aspetta. Eh no, così ci sbatti con la porta. Ah? Ho scoperto, raga. Detengo la conoscenza. Com'è? Ah no, mi ingrandisci poco poco. Poco poco il tappeto. Tutta impazzita. No, no. Aspettate. Oh no, è uscita di sé. No, la TV pinguino. La TV pinguino. Sì. Bellissimo così. Bellissimo. Anche il tappeto dinosauro. Yes. Piace anche un po' fuori dalla stanza. Io voglio vedere Bertra che si allena così. Pugnetti piccolini. Vuoi il tappeto più grande? Minchia. Non c'è l'aria di mezzo, bro. Piano fortone. No, Bertra, è il piano fortissimo. Il piano fortissimo. Ok. Aspetta, però ti posso fare qualsiasi pianta piccola. Ah no, ma non può andare sopra. Ma non te la fa mettere, no? Peccato. Era un po' più grande quella pianta prima, eh. Guarda che t'ho vista, qua. Palese che va al piano di sopra. Sì, ovvio. Ok, tocca studio Totta. Chitarrona, è un contrabbassone. Ok, tocca a me ora. È vero, ricordatevi di mettere le lampade. Leo non ha lampade, è al buio. Ah, quelle le mettiamo alla fine, ragazzi. Allora, alzate gli oggetti con 9 per metterli sui tavoli. Vabbè, ragazzi, ma voi siete schillati. E ora come lo abbasso? Con 8? Con 0? Oh sì, con 0. Mettilo sottoterra. Non posso, non mi va più su di così. Però questo... Climbing through the moon. Let me play among the stars. Grazie, Daddy. Veri 100 bit. Ok, onesto. Onesto. Allora, La TV è messa bene col tappeto? Perché questa cosa mi darebbe un po' di fastidio. Ok, grazie. Okay, prego, assolutamente. Allora, passiamo alla mia camera. Come vorrei il pavimento della mia abitazione? A me piacerebbe il parquet. Allora, io mi... Se comunque, devo essere sincero... Abbiamo scelto tutti i nostri colori, tu ti prendi il parquet? Sì, infatti, tutto arrivato. Scusa, perché se io faccio qua, me lo metto... Perché su. Guarda il muro della scala. Eccola. Oh, ok. Ci siamo, signori. Ok, metterò il parquet del mio colore. No, scherzo. Let me play. Il porché viola. Ricordati che questo è il tuo studio, quindi è quello un po' che devi far vedere... Sì, sei una vera creativa, sei creativa! Ok. Sei una creator, porca troia. Wow. Vero Susamogus momento questo. Oh! Wow. Wow. Entri e ti viene un attacco epilettico, però figo. No, annulla. Voglio cambiare il colore di questo tappeto in... Può? Puoi riprenderlo da me? Io lo voglio togliere, sinceramente. anch'io. Potete toglierlo anche da me, grazie. No, Bertra, lascialo. No, toglielo, grazie. Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo sei? Vabbè, ma è un atleta professionista di sport. Cos'hai preso? Non lo so, nulla. Ho grabbato qualcosa non volendo. Allora, a rubare sempre. Toglielo anche a me. E-sport. Ma non ce l'hai tu? Me l'hai già tolto. Allora, io cosa voglio? Ma è la mega piscina, non possiamo farla, Wampo, perché no, è attaccata alle fondamenta. Sì, comunque Bertra che ringrazia i beat di Wampo e non caga la frase, è proprio momento Bertra. Sì, assolutamente, scusate, stavo... Allora, io metterei questo bellissimo specchio di design nell'angolo. Ok. E bellissimo. Poi procederei ad aggiungere un divano, perché vorrei avere degli ospiti nel mio studio. Ok. Vorrei avere un divano qua. Ah, così possono guardare il muro, ci sta una figata. Sì. No, c'è la TV dall'altra parte, possono sentirla.
Ah, ok. Oh, oh. C'è un giradischi. C'è un giradischi per caso? Sì, forse. Me lo metti nella mia parte? Che evidentemente non ho né un jukebox. C'è un grammofono. C'è un grammofono. Il nonno. Il jukebox, mettimi. Carino. Qua? Vabbè, no, vicino. Sì, dai, va bene lì, sì, perché sono dalle altre parti sarebbe un casino. Dai, ok, grazie. Prego. Allora, io sì, vorrei questa zona qui. Poi di qua vorrei fare. Anzi, switzo un po' le cose, metto qua, metto qui. Ah, ok. Ok, così mi piace. Allora, e posso dirti che dal punto di vista della casa, se avevamo le televisioni davanti, almeno si poteva fare un cablaggio unico nel muro ed era più facile come cosa. Però va bene, rifacciamo queste prese ovunque allora. Però viene anche da dire abbiamo 3 milioni, quindi sì, infatti, possiamo fare un po' quello che ci pare. Quello specchio è terribile ora lì. Sì, vero. Centrale. Le poltrone. Via. Ma quelle poltrone a cosa servono? Per gli ospiti. Per gli ospiti. Mettile di tre quarti, sennò non vedi la TV. Non sono fatti per vedere la TV, sono fatti per conversazione. Io li metto tre quarti così, danno le spalle al divano. Bertra. Che cazzo conversa sto mondo? C'è la TV, Totta. Cioè, perché dovrei conversare? Infatti, ho capito, secondo te perché ho comprato una TV? È il motivo per cui voi non avete dei divani per i vostri ospiti. Ne ho due! Che cazzo vuole gli ospiti? Che significa ne hai due, ne hai zero? Che dici? Ah no, pensavo a casa vera, non so perché. Ah, te la sei preso come dissing personale. Sì, esatto. Berta ci dorme nel suo divano, infatti, vuoi mettere? Io voglio anche un camino. Un camino. Cioè, vabbè, Totta ci fa spostare i cablaggi della TV, ci fa mettere... No, che poi mi scaldi il televisore che si rovina! Sì, infatti si distrugge! E voglio un ognomo sopra. Preso dal Deep Web. E Baby Yoda. Wow. Metti anche un pollo, metti il pollo, vai su, c'è il pollo. Guardalo. A destra, a sinistra, il pollo! Ah. Però questo... C'è Baby Yoda, che carino! Wow, questo è l'angolo da ottantenne di Totta. In cui se qualcuno arrivano gli ospiti da Totta, li prendono in mano i soprammobili e fanno non toccarli che sono fragili. Vasca per uccelli. Da Bertra, mettila da Bertra. No, ti supplico, non la faccio più. Ok, oddio, però questa collezione di tre gnomi in movimento, minchia, scusate, mi piace molto di più. Metti tutti i gnomi di colori diversi, esatto. No, voglio i tre gnomi colori. In movimento viola. Non vedi che sta... Ma guarda, è l'azione di lui che salta, ma non lo vedi? Sì, ma puoi farlo uno blu, uno viola, uno azzurro e uno arancione. O rossi e gialli. Dai, Roma! Ok. You've been gnomed. Dovrebbe esserci un seminterrato in questa casa, lì c'è la peste e il bar. Lo aggiungeremo, signori, lo aggiungeremo. Si può fare anche sottoterra? Sì, potete rifare la casa e mandarla se volete senza problemi. Tanto questa noi l'abbiamo caricata. Quindi potete farci quello che vi pare. Yes, potete modificarla come volete. Porca il mega peluche da Roma. Lo vogliamo mettere in bagno? Il peluche di Totti. Madonna, che stress sto aggeggio. Puoi mettere un'enorme paperella nella piscina? No, sì, metti la papera gigante in piscina, Totta. Sì, ti prego. Perfetta. Girala di 180, cioè di 90, ok? Aspetta. Sua papera da Roma. Nel fiume era bellissima. No. Però posso farla così grande che arriva nel fiume? Quack. Può stare sul nostro tetto, raga. It's all duck. Sì, vai su. No, aspetta. Ah, stai andando con 9? Penso che ci entri un po' nelle stanze così. No, ora l'alzo, dammi il tempo. Enorme papera.
Wow. Licio chiede il raid a Licio. È stupendo. Vai, fatta, bellissima. Guarda che non entri nelle nostre stanze. Eh no, no, è sopra. Sì, sì, no, cioè, inteso, controlla. Perfetta. Ok, nice, nice. No, mi sto spostando. È sistemato, tranquilli. Sembra Homer Simpson da vicino. Quack. Quack. Pezzi di merda. Bello, bello, mi piace. Ok, ok. Ora, la cosa che manca nel mio è lo studio. E di studio io mi identifico in questa scrivania. Posso assumervi per arredare casa mia? Quante papere enormi hai? O quante meglio, papere enormi vuoi? Esatto. Ok, così mi piace. Ci mettiamo una sediolina normale. Ok, mi piace. Io invece, ragazzi, mi spiace, ma... Allora, innanzitutto... Lady Mac. Mi piace la chitarrina. Dove sta la chitarrina mia? Mortacci vostri. Oh. La chitarrina da Roma. Dove sta la chitarrina da Roma? E canzoni dei Dotti. E canzoni da Magica. Ah, io c'ho la chitarrina bianca. Chitarra firmata da una leggenda del rock. Ok, ma è brutta in culo questa chitarra. Ma non c'è un'acustica? Sì, sono acustica. Questa è la mia. Ok, ok. Comunque dico che c'è già il seminterrato ammobiliato. Porca troia. C'è già il seminterrato ammobiliato. Oh, oh mio Dio. Abbiamo un seminterrato. Raga, abbiamo una gaming room. Abbiamo le sale LAN. No, vabbè. Ma che storia. Ci avevamo un piano di casa che non sapevamo di avere. Potremmo fare le serate LAN gaming. Vai sotto di uno. Among Us, ma siamo tutti nella stessa stanza. Vabbè, Abogus. Ok, riscendiamo. Perfetto. A me manca il computer e poi mi posso sentire soddisfatta della mia situazione stanziale. Devi prendere MacBook. Devi prendere MacBook, ti è? Mi metto pure qualcosina, qualche cosa tipo su Amenso. Che c'è sta qua? Una bacheca di sughero? Non mi piace. C'è sta una mega lavagna. Assistente vocale. Mette pio. Questo che è? Espositore di teschi di Zoom. Ma che cazzo? Cos'è? Usi l'assistente vocale? Cosa sei? Sei tua nonna? Non lo cubo futuro delle previsioni pietose. Bellissimo. Voglio un assistente vocale. No, però è bruttissimo questo assistente vocale. Parla più piccola con la... Parla tu più piccola. È vero. No. Per fortuna che me l'hai detto. Assistentone. La vabbè, cos'è l'assistentino? Ok. E tipo... Gradirei tipo dei libri. Belli. Però mettere l'assistentino davanti e i libri dietro. Metti l'assistentino sui vicino ai gnomi. Metti l'assistentino nei pesci. È una protesi dei pesci, praticamente. Ma posso metterlo fisicamente dentro? Non capisco perché questi non li posso spostare un pochino indietro. Cioè, li posso mettere dentro? Perché... perché c'è un solo blocco, sì. È una scrivania piccola. Vabbè, piccola, la scrivania nella media. Cioè, ci stanno un sacco di cose in sta scrivania comunque. Beh, è abbastanza pinotta, Beh, sì. Cioè, posso però metterla lì. Che... Posso metterla nel void? Ok, ok. Sono turbatissima da questa cosa. Non metterla, togliela, fa schifo al cazzo. Vaffanculo all'assistente vocale. No, l'alzo e la metto sopra i libri. Ma non... Sopra di Totta. Andare dietro al computer. Ok, direi che posso definirmi, ritenermi soddisfatta. Ora andiamo ad aggiungere le luci, che è una cosa importante da mettere. Allora, le luci, sentite, le metto a cazzo di cane per tutti. Ok. Au, dai Roma. Se stai mettendo veramente okay. Cazzo di cane, non si mette che di stanza in stanza? Madonna santa. Aspetta, ce l'aveva già le luci di per sì, sé. Infatti. E ora ne altre. No, no, nel bagno no, c'è bisogno di ambience, niente bagno, niente luce. Ok. Ok. Allora, bello, bello, mi piace. Cambiamo il nome della casa in alto a sinistra. Chiamala Amicause. Amicasa, Amicasa. Camichetti? Casetti. Aspetta. Io sarei per Amicasa.
Casetti o Amicasa? Casetti Gagap, Amicasetti. Casetti con la K forse meglio. Ma sì. Casetti. Ok. Sono felice. Ok. Ora dobbiamo fare la parte centrale, che è la parte condivisa da tutti. O studio da Lazio. Da capire come parla. Le lampade nuvole. Guarda che carine le lampade nuvole. Ok. Il corridoio allora, vuoto senza luce. Che mettiamo? Ma scusa, il nostro studio nostro, non possiamo farlo sottoterra? No. Fatti i cazzi tuoi, Leo. Io non voglio lavorare nel buio, nell'oscurità. Ma c'hai le luci? Ma c'è la sala LAN sotto, la sala bar dove imbriacasse, dove fa palestra destra. Appunto! Ma è lo studio. Ma Beltra c'ha la palestra del suo studio. Sì, ma sotto c'è la palestra seria dove sotto può allenarsi nudo con i suoi amici correndo insieme qua, scusami. E ci teniamo tutti il pipo a vicenda. Secondo cos'è? Togliamo la sala LAN e facciamo lo studio lì. Grazie Matt, hello, e grazie anche Giroxint per il Prime. Cioè, che cazzo di senso ha la sala LAN? Ti fai lo studio lì, fatto bene. Scusate, grazie Manu, ha fatto la sub, ottavo mese. Manu. Scusami, è da un po' che non lo facevo. C'è un defibrillatore, cos'è questa cosa? Può starci per quando Bert è troppo nervoso. Ok, quindi cosa vogliamo fare? Dai, 4. Io toglierei la sala LAN. Allora. No, non ti permetti. 5 computer, così possiamo giocare a LOL, come dicevano in chat. Ah, pure no. Allora, questa parte la teniamo per l'angolo gaming degli amichetti. Ok. Amichetti. Quindi diamo il colore delle nostre scrivanie e tutto quanto. Ok. Ci sta, ci sta. Posso dire quanto sarebbe da... Ho i soldi che ognuno ha la scrivania. Ma che carina questa casa però. È tenera. Non so se riusciamo a fare anche le sedie colorate matchate. Mi sa di no. In alto a sinistra, in alto a sinistra. No. Fuck. Vabbè, Bertra sarai bianco. Beh, ci sta. Sembra. Io neanche sarò rosa. Rossa. Vabbè, come i tuoi capelli. Grazie Joffer per la sub. Okay. Quindi questa è la parte di amichetti gaming. Possiamo metterci tipo i microfoni, quelle robe là, magari? No, perché non abbiamo l'estensione. Ah, fuck. Siamo dei poracci infami. Tocca chiamare che noia. Muri a mezza altezza. Ah, devo prima fare il muro, vero? Oh, no. Ah, ok. Muretto. Ok, però facciamolo più qui. Qui. No, qui. Ok. Ok. E ora che abbiamo il muretto? Mi disturba che in mezzo alle piante non c'è un muretto. Cioè, è vuoto lì, non è collegato. Grazie. Molto meglio. A me ora disturba, i due muretti sono di diversa altezza. Sì, adesso è d'altezza diversa anche a me, sì. Cagge fatte, no, torna indietro per favore. Allora. I'm still standing. Ah! Tocca trovare quello della testa giusta. Ah! Ancora più alto. Secondo me due, non quello dopo ancora. No, era questo. Ok. Ok. Però cambia di colore. Sì, sì. Punto esclamativo sub, ragazzi, per il canale dei sub. Okay. E grazie mille Joffer per i 69 bittini. 69 Bertra. 69 bit. Ok, onesto. Oh, bella questa zona gaming, però mi piace. Col defibrillatore, bellissimo. Apprezzo, anzi. Ci sono delle telecamere, qualcosa tipo. No, dobbiamo comprare espansione, mo. Anche una macchina fotografica da mettere lì a lato sul treppiedi. Cioè, per dare il senso del. Allora, vediamo se ci sono delle luci. Aspetta, Le luci, esatto, questi qua, i fari proprio quelli Ah no, però sono fari colorati. Discoteca. Disco credenza. Minchia, che potenza. Apro e chiudo. No! Ok. Madonna totta. I'm still standing. Ok. Perfetto. Ok. Amo. Vediamo se c'è. No, solo questo. Due file di luci una sopra l'altra.
luci ovunque, Bertra. Sono importantissime le luci. Le luci da gaming. Quante cazzo di luci? Totta, cos'è questo incubo? Ok. Togli sta roba, no! No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Perché è importante essere illuminati nei video? Bertra, quanto hai pianto tu per avere le luci? Eh? Madonna. E ora le hai e ti arrabbi? Vai, Totta, adesso metti la una fotocamera in giro, una macchina fotografica da qualche parte. Era qua. Cavalletto, qua. Forse? C'è solo così. Ma non c'è sul cavalletto? No, però te la posso mettere qua, guarda. Cioè, la vedi che ti sta riprendendo? Wow, abbiamo un impianto luci da 7 milioni di... Se vuoi questa, dai, che sembra più professionale. Mettila un po' di tre quarti. Oh, sì. No, così non ti riprende, però. Ma neanche così, in realtà. Sì, infatti, in nessun caso riprende. Ingrandiscila, dicono, la fai enorme. Wow. Ma così riprende solo uno dal davanti. No, bro. No, non farlo. Perché... Ma non potevi intersecarle, scusa? Sì. Ok. Perfetta, wow. Ragazzi! Wow! La macchina fotografica finale! No, finale è un programma per far musica, non per la macchina fotografica, Totta. Ah, no. Ci vuole una precisione per fare questa cagata. Porca troia. Devi essere un chirurgo. Dio, ma perché ora non vuole più, scusa? Vabbè, ma quello è perché è il quarto. Il quarto non lo riprendiamo. È vero, che sono un culo il quarto. Oh, ce l'hai, ingrandisci. Ok, no, perfetto. Perfetto, ragazzi. Abbiamo la stanza del gaming degli amichetti. Qua, butta giù il bagno, che non ce ne facciamo un cazzo. Oh, per sboccare. Ma perché, scusa? È vero, Totta deve sboccare. Assolutamente il bagno va tenuto vicino. Era per fare uno studietto un po' più grande. Perché stai spostando la pattumiera? Perché ci sono solo due cessi, noi siamo in tre. Se dobbiamo pisciare tutti insieme, scusa. Ma scusa, sono... Ci sono le porte o no per quei cessi? No! Ah, cioè... È una palestra da veri Jim Bros, cosa ti aspetti? Là che ci sono le porte. No, dai, la porta del cesso c'è. Cioè, c'è una porta fuori, però poi dentro ci si guarda tutto il pipetto a vicenda. Andrei a rimuovere quelle due porte vetri, esatto. Ah, ma c'è un'altra... Un altro bagno, poi. Perché rivende pure le porte a vetri. Oh, buttai via 220 euro. Ok, magari non così vicino. Onesto, ok. Ok, qui facciamo un soggiornino. E qui facciamo l'area rec. Mettiamo... Oh, guarda che ti faccio. Guarda che ti faccio. Domanda, puoi cambiare il colore solo una porzione del muro? Te lo fa tutto quanto? Sì, no, posso cambiare il colore solo una porzione del muro. Fai il green screen dietro. Facciamo un muro green screen enorme. Allora, sì, intanto fammi mettere quello che... Il casting couch. No, Tot, non fare questa cosa. Perché? Aspetta, non mi piace così. Voglio un divano senza barriere. Volevo due divani. No, niente due divani. Che palle. Vuoi mettere a L? Bellissimo. Lo facciamo a L, Tot. Mettiamo tipo nell'angolo una pianta, i due divani a L e la telecamera dalla... Ok, ma questo già è da tre posti, quindi è meglio. Poi mettiamo una poltrona, raga. Però posso dirti che dal punto di vista forse fotografico è meglio metterlo sull'altra parete, così abbiamo più spazio per la telecamera. No, più che altro perché... No, sull'altra parete, scusa, quella... che fate? No, quella al di là della porta, la parete opposta alla porta. Questa sì, più qua. Che altro perché poi c'è il muro, è bruttino, cioè la porta è orribile da vedere. Ma poi dove metti... Ok, va bene, vi seguo. Cosa? Cosa? Vi seguo. Allora. Vado un secondo a bere, raga. Sì, a bere. Allora, hai ragione, un vado a compiere tavolino. L'atto del sesso. Su cui posizionare...
Una piccolissima macchina fotografica. Una enorme macchina fotografica. Che ci possa riprendere durante le nostre questa giornate di rec. Black Mirrorissima. E dallo studio degli amichetti, Totta per tre. Siamo rossi, assolutamente tantissimo rossi. Ora procederò a ricolorarci. No, luce gialla. No, Totta, metti la luce bianca. Ok, così è un po' troppo. Totta, non stiamo... Non proiettiamo neanche le nostre ombre se andiamo lì. Ma è importante averle le luci, scusa. Mi sì, sembra uno studio ben illuminato, però. Totta, 3 milioni li paghiamo di bolletta della luce per accendere solo questa stanza. I have a dream. Wait. ISO 0. Ma vabbè, abbiamo un Polodo. Polodo? Ciao Polodo, grazie Polodo. Mille. Domanda, stai staccando in questo momento? Oh, cos'è successo? Momento ride. Dobbiamo fare anche Poldo. È vero. Vieni Poldo che ti dice... Che cazzo sta succedendo lì con le luci? Eh? Totta ha deciso che siamo illuminati a giorno. Madonna. Polodo! Cosa avete fatto oggi con Polodo? Il gioco dei me contro te? Contro te, sì, contro me? Contro noi, contro voi. Alcuni vengono da Gravier. No vabbè, il mio avversario del building. Totta, basta luci. Io ho un video con Gravier sul canale, uno solo. No, lasciale. Ormai lasciale, cioè, inteso. Ah, stai togliendo quelle perché sono sopra le altre? Dio, perfetto, ragazzi. Siamo pronti per registrare. Madonna, cos'è quella fotocamera? Cosa non ti torna di questa fotocamera, scusa? Wow, questa macchina fotografica è talmente grande in quanto macchina che quasi direi che sembra un SUV. Oh no, amici da casa. Madonna, Leo, io ti amo. Muah. Grazie, anch'io. Ok. Cioè, direi che ci siamo. Sì, abbiamo la parte gaming, abbiamo la parte variety. Il mini bar. Vogliamo un set anche porte. Davanti al mini bar? Perché lo posso fare subito in caso. Il bagno senza porte. Vorrei delle porte nei bagni se possibile. No, Totta, lascia lì. No, non me... Ora abbiamo anche il set davanti. Boh, raga, mi sembra perfetta. Nel senso, Gesù. Beh, direi che sì, ci può stare. Servono quattro persone per premere. Ah no, blocca l'entrata però, blocca l'entrata. Servivano quattro persone per premere il tasto di rec, però era bello. Ah, scusate, il microfono, ragazzi. Ah, giusto, scusa, che brutto. Ma c'è solo quello? Fallo più piccolo. Non così piccolino. È il microfono del Got Talent, questo. Ma abbiamo... Cioè, c'è solo un tipo di microfono. Mettiti tipo due ai lati che sembra tipo... esatto, grandezza così, tipo i lati perfetti. È veramente brutto. Non ha senso i microfoni messi così, però sì. Fanno estetica. Boh, siamo youtuber, non sappiamo come funziona l'attrezzatura davvero, quindi va bene, ci sta. Comunque dicono che se tieni premuto Alt, puoi spostare le cose più liberamente. Wow! Tocca rifare cos'è? Tutta la casa. Wow. No, così non si riprende. Ok. Sapete okay. Che oggi abbiamo giocato al gioco di indovina lo youtuber per telefono e voi non c'eravate? Come no? Nessuno di noi? No, sono triste. Anch'io. Adesso scrivete tutti gentilmente allo sviluppatore di quel gioco e li fate mettere. Ok, metterei tutta la parete che dà sulle scale, quella lì a sinistra del tappeto. Mettici un televisore. Ok. Che tipo la gente arriva e vengono proiettati i nostri video 24 ore su 24. Mi sa una cosa proprio estremamente egocentrica. Molto egocentrica. Ah, ok, ecco, effettivamente ci sono i nostri video, hai ragione.
Cosa sono quelle le poltrone orso? Eh beh, Bertra, vogliamo un sacco di bambini nel nostro studio. Madonna, è tipo un piccolo cinema. È perché è nella cantina. Ah! È un piccolo cinema. No, per la palestra lascia le cose. No, sì, ne lascio solo una. Ah, ok. Ci sta. Bertra ha due palestre in questa casa. Guardate, sì, il cinema, infatti, non me paro. Però posso fare così ad aggiungere un'altra fila del cinema, scusate. Tutta molto felice del suo cinema. Perché allora, più avanti andiamo, più, cioè, i collaboratori crescono di età, quindi quello sarà l'angolo per i figli. Aspetta, prendiamo il posto VIP del cinema. Il bro non si perde neanche una singola fottutissima proiezione. Wow. Enorme. Che bruttura. Ah, non ti piace il colore? No, infatti, mettilo... Oh! Porca troia, perché sorride? Vai! Puoi mettermelo per le bellissime tigri del far web che stanno guardando questa live? Ma cambia animale! Metto un panda! No, vai, no, vai, no. Sì! Un koala! La tigre del far web! La tigre del far web, sì! Questa qua, assoluta tigre del far web! Però le tre figlie allora falle diverse, tipo uno è orsi, l'altro è koala, l'altro è panda... Ok, ti però ci vuole troppo, Bertra. No, aspetta, questo è... Ok. Sì, okay. Panda. Ok. 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 Sì, signore, il suo posto è il 14, fila panda. Vogliamo i koala o questi altri? L'orso bruno. Il orso! Il orso? Il orso! Quando vai... Ok. Ok. Allora, ma io piuttosto che avere tutti questi cosi, io ne metterei guarda uno. Che bella, guarda che bella la fila dell'orso. Chat, spam dei l'orso. No, Leo, mi dispiace. Totta. Spam dei l'orso. Ma ve la smettete di aggiungere emoji random in questo canale? No, è quella di... Nessuno aggiunta, è quella di Leo. Canale. Ah, ok. Spam di Whopper. Da mente nel mio canale io ho ancora due sub che stanno andando avanti da... Boh. Poracci. Cos'è quel corsone? Per beh, correre un sacco. Ah, è il palestrone. Sì, perché invece di farne 45 piccoli, facciamo uno gigantesco. Fai anche la palestrina. Eccola. Per i bambini che vengono a guardare il film e poi vogliono fare l'at machine. Corretto, mi sembra. Perché sono così vicini? Perché i bambini sono tanti. Hai visto quanti posti orso abbiamo, fra? Mi devono smaltire questi cazzo di popcorn. E poi li possiamo mettere in realtà sul tapirulan tutti insieme, tanto è gigantesco. Sì, lì li mettiamo tutte quelle. Ok, ragazzi. Tutti dei piccoli asbullini che si allenano. Ok. Comunque toglierei i gabinetti e metterei delle docce a sto punto. Sì, di lì. Qua facciamo la zona doccia, ok, comprensibile. Anche questo però senza alcun tipo di porta, giusto? Perché... Vabbè, sì, vabbè, nella palestra ci sta la doccia senza porta. Beh, sì, è vero. Ok. Sono i cessi che non hanno molto senso. Ah, pure box doccia. Che lusso infinito. Ok. Vabbè, la casetti. Abbiamo tutto. Abbiamo okay, tutto okay. Il necessario per proseguire. Ma voi dovevate proprio dire a Totta che si poteva rimpicciolire la roba. Perché scusa che... Raga, scusate, allora, dopo, ora continuiamo a costruire. Solo per informazione personale, però. Li possiamo solo per usare. Informazione personale. Li possiamo usare in caso come li usiamo. Allora, io che sono a disagio vorrei andarmi ad allenare qui. Bertra vorrei vederlo correre. E Leo vorrei vederlo seduto qui a vedersi. Fai un pisolino. Fai un pisolino. Ok, vai. Arrivate, amici. Ma perché siamo tutti incazzatissimi? Arrivate giù. Boh. Chiacchiera. Oh, ecco lì, arriva Totta. Arriva Totta. Oh no, oh, Totta! No! Ma
cos'è questa cosa? Wow, terribile. E gli altri dove sono? Dove siete voi? Dove è Leo? Dove state parlando? Smettetela di parlare. Ma con chi stavamo parlando? Contro di voi. Bertra, vieni da... Perché cazzo non vuoi allenarti? Porca troia. Bertra è sempre uguale, Bertra non vuole allenarsi mai. Stai, ah, c'è la gente ferma davanti casa. E che c'entra? C'è il blocco, non potevamo passare. Perché dobbiamo dirgli ciao, sì, grazie che ci avete fatto venire nel quartiere, che bello. Ecco, arriva Leo. Che si cambia? No, non si allena. No, io faccio il pisolino così, non sto andando ad allenarmi, Bertra. No, ti ho messo alla fine a fare pugilato. Vai! Poi pisolino. Dopo pugilato. Bertra, dove cazzo sei? Non lo so! Bertra, dove stai andando? Ciao stronzi, medò. Entro in camera di Totta. Ma che cazzo vuoi, Bertra? Quel di merda? Stai fermo. Oh, ma non ti guardo nel PC. Accendo il camino. Spegni. Bertra, ora ti guarda nel PC, ti accerà il coso. Leo, dovresti salire. Leo, cos'hai? Non posso salire perché dal davanti è bloccata la sedia, mi sa. Porca troia, Leo, sali qua sopra. Ciao. Ciao, sedia. Ancora non puoi salire qua sopra. Così potrai salire? Ciao, sedia. Ciao. Perché non puoi salire? Io sto salutando sedia. È un'altra cosa da parte. Ma ti puoi mettere qua, no? Quella grande. Non è utilizzabile. Grr, sono babata. È lì per estetica. È un po' come il trono vuoto. Allora di vai a fare pugilato. Bertra, ma io dove cazzo sono? Porca sono troia, felice. Bertra, scendi ad allenarti? No. Ma perché Bertra non vuole allenarsi? Dove stai andando tu? Oh, ma il TV. Televisione. Leo non si allena. Leo, dove stai? Leo, fai pugilato. Mi sa che le cose troppo grandi non si possono proprio usare. That's what she said. Scusate. Eh sì, lo saluta e basta. Totta non ci arriva. No, non era questo il problema. No, è Leo che non c'ha voglia. Non farò il pugilato, mi spiace, Totta. No. Puoi almeno correre? Oh, mi piaceva. Oh, vediamo. No, ciao, dai. Correre. Ciao, correre. No. Correte voi, poveri. Io mi sono allenato su quella piccola. Sì, anche Leo. Anche Leo. The best. The best. Ah. Devo stare attentissimo a mettere i piedi. Quindi niente, dobbiamo fare le cose solo molto piccole. Oh, finalmente Bertra si è degnato di scendere, ragazzi. Ora Bertra procederà a fare del minuscolo pugilato. Totta, cosa stai facendo? Stai imbruttendo Leo? Dai, Totta, stavo correndo, non mi sgridare. Perché c'è un buco nel sottoscala? Vai, guarda, Bertra che... Oh mio Dio. Oh, wow. Flip, flip. Clip, 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 clip. Piccolissimo. Grazie GID per il 13° mese. Clip. Bertra non riesce a leggere i messaggi dei sub e delle cose, proprio zero. No. Wow, 13 mesi, sempre di più. Bertra, dai. Tra poco gli amichetti fanno l'anniversario. È vero. A fine febbraio? Yes. Scusate, ragazzi, è un momento importante. Spiamo Totta che va al bagno? Anche oggi? Il minuscolo cesso. Il microscopico cesso. Piccolissimo. L'acqua esce da l'acquetta sopra. L'acquetta! Ok, no, niente. State di avere le cose rimpicciolite e non mi sto divertendo. Perché non posso essere utilizzato. Ma quindi non possiamo neanche utilizzare questa posso metterla nell'inventario? Vabbè, ma quella era tanto per, non penso potevi utilizzarla a prescindere. Siediti. Registriamo il nostro primo video.
Gli amichetti on the road. Oh. Ah, facciamo il green screen dietro. È vero. Un green screen. Così ogni video potremmo essere in un punto diverso del mondo. Il verde acqua screen. Non sì, questo mi sembra ci sia un verde più... questo. Sì, questo qua, sì, questo sì, green sì. screen. È come se ci fossero troppe lampade, sai? Ok. Ok. Madonna. Bertra, dove cazzo sei? Siediti! Madonna, Bertra, non ho voglia di fare un cazzo! Non hai voglia di fare niente! Muoviti! Scusate, raga, stavo facendo i cazzi miei. Scusate, bella ragazzi, ragazzi, in ritardo ero in palestra, tota di Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si... Oggi parleremo di cassapanche. Esatto, esatto. Wow, che belle. Bertra, interagisci con gli animali. Esalta. Discuti delle zone di pesca locali, Bertra. Fishing Planet. Pesca. Oggi... Leo mignola. Stiamo ufficialmente registrando un video, ragazzi. Cosa sexy? Sì, fai. No, dove Leo? Sta andando, Leo? Si sta pisciando. Vado in bagno. Cacca rapida. Totta, sei un po' una maniaca che mi stai guardando mentre sono in bagno. La concentrazione nei tuoi occhi, bro. Bertrand, okay, siediti! Ma pure tu devi andare in bagno, ma ti calmi! Ma fammi pisciare! Ma che problemi ha la prostata avete? Ma che cazzo vuoi? Non lo so, potrei averne un po', vuoi controllare? Chiedo... Leo fa un pisolino sul divano, assolutamente Leo. No, stiamo registrando, si registra, quindi niente power nap. No, no, beh... Lasciami pisciare, ma guarda, ti prego! Ti sei alzato e ti sei riseduto da solo! Gnegnegne, lasciami andare in bagno, coglione! Totta, dove stai andando? Dove cazzo vai? Fare il troll nei forum! Totta, ci sei appena stata in bagno! Totta, metti giù il telefono con la nonna e torna da noi! E che cazzo! Posa sexy, no! Scusami. Offri una rosa. Offri una rosa, sì. Tu stai parlando di anelli che si rompono. È interessante. Gli anelli del potere. Oh, anelli che incatenano invece. Mm-hmm. Bocca con un cono. Non ci fanno dire la verità. Il matrimonio ci intro. Ci... Non... Sì, e le lobby dei poteri forti. No, no. Oh. Bacio? Oh! Oh! Sta partendo un limone, ragazzi! Leo! Leo ci osserva! Mamma, sono un po' a disagio! Leo! sì, bravi! Continuate così? Continuate così, bravi! Oh sì, guarda Bertra come parla con Totta. Oh sì, sei esattamente Totta, parla di te stessa, brava. Bertra, oh, Bertra, vedo che ti sei allenato, hai fatto gambe, oh, hai fatto un po' di glutei. Sì, vedo, mi piace molto. Perché io sono a disagio in tutto ciò? Sì, il tuo telefono che è sparito, assolutamente non so dove è. Totta, fammi andare a pisciare, ti prego, mi sto pisciando nei pantaloni. Dai, facciamoli pisciare nei pantaloni, ti prego. No, non farmi pisciare. Me ne vado. Ciao, è stato un piacere conoscere. E Leo sta andando a farsi un caffè, e io? Tu sei immobile. Oh, no, dove sto andando? Anche io a farmi un caffè con Leo. Ok, mi spiace, okay. Bertra, la festa si è spostata sopra. Abbiamo finito di registrare il video? Sì. Giusto? Ma come cazzo cammini, Leo? Non lo so, l'hai messa tu. Wow, Leo, sei veramente che favolosa. Che bella cucina, mamma mia. Bella, minchia. La mi sala da pranzona. Amici. Perché abbiamo due macchinette del caffè? Sì. Ma tu si stai facendo un tè, allora, mi sa. Totally inaccurato. Prepara una brocca di sit. Ah. Però d'inverno ne beveva un sacco, quindi ci Oh, la smetti di accendere il mio fottutissimo camino, Bertra! Mi piace il camino! Allora, impostiamo chi può entrare dalla mia porta. Dei due. Blocca per un sim specifico. Ehi! Ah no, perché hai messo me, infatti. Ok. Io Totta intanto stiamo tranquillamente. Blocca per un sim specifico, Bertra. Visto che è l'unico che a quanto pare vuole entrare nella mia fottuta camera.
spegni sto cazzo di coso. Berta, te la apro io dopo la porta. Grazie Leo. Ma i vicini sono andati via? Sì. Oh. Ma... Leo, cioè puoi chiedermelo. Berta, i bicchieri erano lì da ieri, Berta, si diceva. Ok, stai andando... Leo sta scendendo giù, quella cosa sta per fare? Sì, vado a giocare al PC. Secondo me sto andando a giocare al PC. Secondo me stai per andare a fare un pisolone. Momento League of Legends. Oh! Momento League of Legends. Oh! Momento League of Legends. Oh! No, sbagliato. No! La smettete di prendere le mie cose! Sì, sei sul tuo personaggio a livello 3, quindi vi uso quello. Gioca una partita al blocco oblique. No, vabbè, che rank sono a blocco oblique? blocco 6, palese. Mattone 18. Blocco oblique. Che tipo Tetris è molto più facile, perché non puoi sbagliarlo. Ah, no, con i colori. Ah. E l'hai sbagliato, là non c'è nulla. Sei scarsissimo, l'azzurro. Leo, porca puttana. Sei veramente sei incazzato come una iena, fra se fai schifo al cazzo. Sei una merda, Leo. Ma Leo! Che cazzo fai? Sei un animale. È una tecnica Lebronski, ma state tranquilli. Sei veramente un animale. No, vabbè, mi stai incazzando. No, Leo. Madonna! No, vabbè. Te lo dico che hai perso. Altra partita. Ok, io ora Leo ce lo siamo tolti per 3 ore e mezza. Berta, tu cosa stai facendo? Penso alla vita, penso. Ma che cazzo? Ma fai il quarto caffè che ti fai, Totta? Me lo puoi bere, poi ti viene la gastrite. È morto. Berta è andato via. Ok, vai. Berta, dove sta andando, Berta? Guarda il canale rosa, dove sta andando? Ora, guarda, se ora va in camera di Berta. Va nel bagno, il canale rosa secondo me è il pinguino. Se lo guardo, se ora va in camera di Leo, raga, io mi piscio sotto. Oh, eccolo. Tu hai dei problemi, Bertra. Te lo dico, hai una TV nel tuo studio. Basta? Il caso. Ciao. Sto andando a chiacchierare con Totta. Adesso sto ancora giocando a blocco oblique. Io sto bevendo, poi ho chiacchierato con Bertra, poi ho chiedi cosa è successo? C'è già del gossip, ragazzi. Io gioco a blocco. Cosa sta succedendo? Sei contento di giocare a blocco? Io gioco a blocco oblique. Il gioco che fa per te. Sono dinosauro. Ma domanda, in tutto questo, Michele? Sarà cosa sua. Lattina rotta. Ah, sì. Boom, esplosa! Sì. Bravo! Bertrando acquista l'abilità di comicità. Metto a parlare al telefono. Bertrand, ma domanda, è una malattia di famiglia perdere lampadine e segni più dalla testa? Sì, o... sì, infatti, sì. Che cazzo significa questa cosa? Sto diventando... È ispirato! Vediamo come sarà cava a blocco blick. Gioca tanto a blocco. Madonna, non sai giocare. Oh mio Dio. Domanda, posso capire? Ma è la stessa prima, partita di prima. Ah, è sempre la stessa partita in loop. Per cosa serve il mouse? Non lo so. Ma che livello sta del gaming? Magari hai sbloccato altri giochi? No. Gioca per sempre. No, lascialo finire il coso. Sempre? No. Mi pare un po' esagerato per sempre. No, vabbè, che gioco di merda che sta giocando. Immagina giocare nella vita vera sta. Ora vedi che in realtà sto creando dei sim. Sto creando noi, che stiamo creando dei sim. Ho raggiunto il livello 2 del gioco. Vediamo se avrai nuovi giochi. Sport incredibili. Io ho raggiunto il livello superiore. Stai giocando a FIFA. No, vabbè, adesso faccio con la Tearless Raptor. Tearless Raptor, ma te l'ha parata. Tearless di merda. È caduto. È simulata. Fallo. Grazie Yuki per i 100 bit. Ciao, Yuki, sì, in realtà abbiamo il programma di fare una maratona. Prima o poi sì. Appena io finisco la sessione. A marzo. Tearless mi ha fatto gol. Tearless è maggiore di me. No. Gli altri invece cosa sono? Oh. Ma dove si sta? Guarda un film. Perché sei flirtante? Boh, voglio scopare. Oh, e poi sei andato da Leo. Io che sto facendo nel mentre? Finalmente io ho acceso il mio fottutissimo camino. Con i miei tre gnomi. Stesso piedi? Sì, va bene. Domanda, puoi aprire la galleria da qua? Bertra, alzati da qua. Porca troia, Bertra, va al tuo posto.
Vabbè, ma quella è un po' di tutti. Cosa stai facendo? Puoi guardare nella galleria se c'è tipo una casa dei rettili per Michele? Casa dei rettili? Dovrei uscire da qua, però. Ah, ok, niente, no, allora. No. Ce lo ricordiamo per la prossima volta. Non è che vero. Carini, stiamo giocando, siamo molto teneri. No, ma noi stiamo facendo questa serie con l'intento di poi farli campare in qualche modo. Gli vogliamo solo far vivere così e gli tolgo i bisogni. Grazie Anatoli per il Prime Gaming. Vediamo, perché secondo me ci buttiamo dentro i vari youtuber e poi gli facciamo fare le interazioni tra di loro. Sì, appunto, però gli possiamo togliere i bisogni. Ah, no, lasciamoglieli. No, lasciamoli, dai, sì. Tanto abbiamo 3 milioni, Totta. E che significa? Ne vivi, cioè non serve che lavori. No, non è per quello, i bisogni sono che devi cucinarti, mangiare, se non muori. Ah, mori. Sì, quello sì. Quelli li possiamo togliere. Invece. No, teniamoli. Ok. Così se sbagliamo qualcosa fa ridere perché ci pisciamo addosso. Bertra, cosa sta facendo? Leo vuole allenarsi. Sta guardando ChatGPT perché sta scrivendo da solo il computer. Sì, esatto. Io sto guardando il canale. Madonna santa che faccio inquietante che ho qua in basso a sinistra. Fammi andare social network, controllare il diario dei social media. Ah, ragazzi, io chiedo per la prossima volta se ma minchia, la galleria nuovi. Si poteva vedere da qua. Allora, se potete fare dei Sims nuovi con amichetti, fate la versione di noi, ma tipo io magrissimo, Berta tutto quanto incazzata, Totta gobba, così li chiamiamo i nemichetti, li mettiamo da un'altra parte della città in una casa piccolissima e tipo li facciamo litigare con noi. Allora, la casa dei rettili c'è, però abbiamo bisogno delle espansioni, ragazzi. Allora, persone che fanno The Sims, regalateci tutte le espansioni, grazie. In realtà lo fanno spesso e volentieri, quindi basterebbe chiedere. Chiediamolo. Per favore. Chiediamolo sempre, per favore. Reptile House, questa è tristissima. Sì, proprio brutta. Wow. Niente casa dei pepenti. Stiamo danzando? Sì, stiamo danzando. Oh, è arrivata Totta. Oh! Totta si è messo al suo. E noi... è arrivata Totta e noi ce ne andiamo. No, io mi risiedo. Io non gioco al PC con la femmina. Leo si allena. Io sono un uomo. Sono il minuscolo sacco. Io sono un uomo, non gioco al PC con le femmine. Tu picchi il tuo minuscolo sacchettino. Vuoi che picchio il tuo di minuscolo sacchettino? Madonna. Basta bere caffè! Ma lui cosa facciamo è bere caffè? Dove sto andando io? A cagare, te lo dico, zì, con tutti questi caffè che ti stai bevendo mi sembra pure ovvio. La merda. Però i nostri vicini... Guarda quanto sono soddisfatta, ragazzi! Ah, sì! La merda! Sì! Deliziosa la merda. Lo scago, lo sbincio. Che Chad. Cos'è questo follow focus molto molto schiacciato su di te? Mio Dio. Leo! Ho un calo di pressione, mi sta girando. Maria! Basta, guarda quante cazzo di cose ci sono. Sentite. Totta, puoi pulire per favore? Ah, cioè Totta al posto di far fare ripulisci ai sim li sposta a mano. Dove sta andando la bro, la fra? Dove vai? Cosa vuoi fare? Griglia un hamburger vegetariano. No, l'ultima volta che ha fatto un hamburger vegetariano Totta è finita malissimo, non farlo. Ma poi un hamburger, bro, sono 6. Cosa vuoi sfamare? Un esercito. Hai fame. Beh, tu ne fai uno, gli altri li lasci lì poi. Ah, ok. La donna acquisisce l'abilità di cucina e stranamente è la prima nella casa. Flirtante. Totta si è arrappata a guardare gli hamburger. Anch'io, no. Partecipa alla cucina, versando del sale sulla sua mano molto dietro. Val ha fatto una nuova Totta. Guarda dalla galleria. Cerchiamo. Aspetta, Leo sta andando a cucinare anche tu. Però altrove. Cosa sto facendo io? Maccheroni al formaggio. Ok. Ma qua ci sono hamburger per tutti. Mangiami cazzo di hamburger, Bertra. Chiama a tavola. Ma io stavo facendo i miei maccheroni. Te sono in culo, coglione. Perché so cosa... Madonna, sì. Ma sto facendo la polenta, altro che maccheroni. No, la mia polenta, Totta! Niente polenta per te. La mia polenta! Cosa direbbe nonno Luciano di me? Ora dove ci mettiamo a mangiare? Lì c'è il... Perché ci stiamo guardando intensamente? Sul bancone ci sono i sgabellini. Totta pensa a Leo. Oh. Dove stiamo andando?
Berta, vaffanculo. Sì, io sono, fuori, io sono lì che guardo il nulla. Ok. Wow, comunque l'entrata di casa che dà diretto sulla piscina è proprio da... Guarda come ti flexo questa casa. Che cazzo stiamo facendo? Sì. Non ho capito. Stiamo andati a mangiare in piedi davanti alla cucina. Cioè non alla davanti, davanti alla polenta. Perché si stava fando tutti gli hamburger anche gli altri? stupidi, io mi mangio tutti gli hamburger. Sono molto solo e mangio. Però quelli ho ancora fame, però. Non voglio riuscire a zoomare sulla tua faccia, ma è troppo difficile. Ok, madonna, è complicatissimo, ragazzi. Ma perché c'ho questo underbite fortissimo? Non mi guardare più così, smettila. No, sono a disagio, cosa è successo? Affaticamento straziante per esserti allenato. Fai il bagno con la schiena. Oh, Leo! Tata, è Katsuzumi, oh! E io dove Gisnello sono finito? Di Leo. Cioè, qua, fare altro caffè, ma basta, ma stiamo andando avanti a caffè in questa casa. Tu muori adesso. Mi guarda Gisnello. No, lì. Puoi mandarmi a fare il bagno con Leo, gentilmente, grazie. Tu sei andato a dormire. Voglio fare il bagno con Leo. Vediamo dove dormi. Ah, è vero, le stanze. Le stanze le abbiamo ancora fatte. Allora. Ma non ce la facciamo adesso in un quarto d'ora. Aspetta. L'etichetti? Azzurro. Totta letto rosa. Totta verde. Letto rosa. Totta letto rosa. Viola. Oh. Io mi attacco al cazzo. Rosso, Bertra. Rosso. Bertra, sei Stepney. Sì, mi spiace. E ora, Bertra, però devi richiamare la tua proprietà su questo letto. Oh. Assegna il lato sinistro a Bertrand. Do. Totta. Bertrand Do. Assegna il lato sinistro Totta. Assegna il lato destro a Leo. Ok. Ora tutti noi abbiamo i nostri letti. Leo è giocoso. Sai cosa sta facendo nel bagno? Si sta segando in bagno. Nella vasca. Leo. Faccio proprio così quando vengo. Grande giornata. Un altro caffè. Ma stai andando a dormire? Ma vai a dormire. Ma non si può usare il bagno? No, perché quello è il potti potti. Ah, potti potti. Ciao gatto. Perché ho detto a Berta di salire su questa... Leo. Andiamo da Totta. Ok, non vado da Totta. Andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Cazzo di fatica a farsi tre piani per andare a letto. Madonna. Come cazzo cammini, vado a letto. Leo. Vado a letto. Stavo citando Dario Boccia. Si va a letto. Non l'ho capito la citazione. No, fuck, non ho qua la vestaglia. Hai pianto? Sì, volevo... Sai, ma che cazzo? Sono sonnambulo. Volevo mettere la vestaglia, ma ce l'ho a lavare, mi sa. Ok, io cosa sto facendo? Io sono andando a dormire. Ok, Bertra? Dove sono? Bertra da Troie. Totta, dove sono? Cosa sto facendo? Sbiscia addosso? Sto cagando, sbisciando. Ti stai Hai scelto il bagno più lontano, nonostante tutto. Totta, mettigli un mezzo muretto a Bertra che dorme in bagno. No, lasciami in pace. Mettigli un mezzo muretto, un sacco a pelo per terra. Non farlo. Perché mi stai zoomando intensamente su. Oh, godo, ho smesso di sgagare. Falso, gli uomini non si lavano le mani. Vabbè, ma quando caghi sì, per controllare se ti è rimasto qualcosa dopo tocchi con le dita. Sì. Berta vuole registrare? Oh. Energia caotica sto vivendo, sono le 3 di notte, Berta. Non è il momento di riposare, Totta. Ma sì, si è preso 45 caffè, te lo dico, gli dura 5 ore l'euforia da caffeina. Adesso vado a giocare ai videogiochi. Ora va a fare il troll nei forum. Ah, è proprio il momento. Vediamo se prende la scrivania giusta. No. Uso il profilo di Leo, così domani Leo verrà cancellato da internet e non capirà perché.
Ah, yes. Ah, yes. Tinder, eh? Interessante. Manda veloce. Poi dopo c'è parla fra tette. Perché sono così fuori di melone? Niente, Bertra. Acquisita l'abilità di malizia di Bertra. Vado a farmi un altro caffè, ma muoio! Ma è pazzo, il bro. Ma che muoio così, io ve lo dico. Ma mi spiace, io ti sto facendo vivere la tua vita, cioè io non voglio inficiare troppo con le vostre cose, sinceramente. Il mio fottuto sim morirà. Bertra, ad infarto al primo episodio. La mia polenta! No, mi sono svegliata. Per andarmi a fare... un tè verde salutare. Ma sei sveglio? Sono già sveglio, sì. Io alle 5 di mattina che mi faccio il tè verde salutare. E trovi me impizzatissimo che bevo caffè. Io devo svegliarmi e tirare sulla polenta. Vero, la polenta. Madonna. Io sono annichilito, guardami. When you try so hard, but you don't succeed. Oh, dove sto andando? A farsi un altro tè. È un po' a disagio, Bertra. A disagio per aver fatto un pessimo caffè. Sì, Totto, non ho dormito niente. Arte! Scarpe che puzzano, Bertra Puzzi, no. Bertra Puzzi, sei un clown, dammi i soldi. Troia. Ok, dove sto andando? Ad accendere il mio fottuto camino. Bertra, tu quando cazzo vuoi andare a dormire? Io non dormirò mai, zi, non hai capito? Bertra pulisce. Guarda, lavo i piatti e mi faccio un altro caffè. No, fermi. Bertra, per dormire, si è svegliato lei, caminetto. Si è svegliato lei. Ok, cacca mattina con la vestaglia. Cacca vestaglia, cacca vestaglia. La caca. Sì, ma tanto scivola. Oh, andiamo a cagare nel bagno di Totta. Ma perché? Ma che cazzo mani... vuoi? Scusa. Ora vado nel bagno di Totta a lavarmi le mani, lascio tutto pieno di peli. Haha, me ne vado. Ciao. Ora vado nella camera di Ah no. Dove sta andando? Sta scendendo. A parlare con te. Oh. Io cosa sto facendo? Sto ancora sveglio. Ti stai andando a fare una doccia. Ma da quante ore sei sveglio? È dall'altro ieri che sono sveglio. Bertra speedrun alla morte. Leo è fermo, immobile. Con sta faccia inquietantissima. Ora andrà a chiacchierare con Bertra. Mentre Bertra si sta andando a fare la doccia. A Bertra gli piace proprio il piano di sotto comunque. Sì, io amo il piano di sotto. Bertra palestra. È un gym bro. Tutta è. Io procedo alla sbimscia. Che cazzo vuoi? Ah, bastardo. Ti ricordi quando sei entrato sui miei profili? Ora io gioco la carriera di FIFA. Coglione. La vedo la tua foto del calcetto lì sulla scrivania, eh? È vero? Perché la foto del calcetto? Io ti rovino il profilo di FIFA. Momentum. Wow, grazie Totto, okay, sono felice. Ah, è perché non è più calcetto la squadra di calcio. È calcione. Io che cazzo sto facendo? Sono in botta, sono distrutto. Ah, che bello, Berta, sta proprio lì fa. Al camino? Sei al camino. Vuoi andare al camino? Io mi metto a giocare. Hai il lock 2. Lockdown. Allora, velocizziamo e vediamo cosa fanno questi stronzi. Allora, io... Totta è il cammino. Visione è felicissima del suo cammino. Leo è fermo. Bertra si allena con il suo piccolo coso pugilato. Io sono alla mia scrivania, però, eh. Ma io dormirò mai, secondo voi? E mi fermo in mezzo al pianerottolo. Per sempre. Beh, Leo è fermo in mezzo al pianerottolo. Oh, dove sto andando? No! Altro caffè! Fermati! Un'altra milanese tipo essere caffeina, sì, no, sonno. Ti prego, basta. Leo gioca. Sta scoprendo. Leo sta chattando perché sta mettendo a posto i casini che ho fatto io ieri. Ero disagiato, infatti. Bevi con disperazione. Mi sto per morire. Sono delle tazze con un fumo verde strano. Perché nessuno sono marce.
Parlo con me stesso. Io sto per morire, raga. Io sto per andando a dormire, guarda, raga. Quali sono i miei tratti negativi? Vai a vedere i miei tratti negativi. No, a destra, cioè a sinistra, in quelli rossi. Ah, scusa. Sono... Ambiente sgradevole, deve andare in bagno, pessima preparazione del caffè. Ma quindi non avrò mai sonno, raga. Berta è immortale. Oddio, si prende un po'. Oh, dove sta andando? Dove sta andando? A cagare. Te lo dico, sì, ti sei bevuto 45 caffè. Oh! Cosa hai fatto? Non lo so. No, no, fermo! Ma perché continui a farti caffè? È assolutamente illogica come cosa. Leo sta pulendo perché è un troiaio. Puliamo tutta sta merda. Togliete la macchietta del caffè. Vado a vedere la TV io. Di Leo. Da Leo. Cioè mia. Bellissima TV, complimenti. Perché tu stai dormendo? Perché sei fatta svegliata, primo vegetariano. Mi sono svegliata alle 4:30, sì. Non ci no. credo. No, ci... Oh, cos'è questo? Oh, cos'è quel fumello? Mi bruciano le palle. Leo va a giocare al computer. Leo però ha capito qual è il suo computer almeno. Sì, sì, è bravo. Sto per morire, raga. Sì, bro, ma stai troppo per morire, veramente. Qualcuno ha detto ancora altro, ancora. Qualcuno in chat ha detto salva prima che Bertra muore. Io ho ragione. Qualcuno può fare una clip di tutte le volte che Bertra ha bevuto il caffè in questa cosa. Bertra sta bevendo da 3 giorni con un hamburger e 46 caffè. E sto ancora dormendo. Leo si fa un altro Leo, tè. No, caffè, basta. Basta. Ragazzi, fermi. Wow, Bertra. Ma ancora? Bertra. Ma che cazzo? No, no, torna su di me, torna su di me. Voglio vedere cosa faccio dopo. Pulisce. Ok, pulisco. Ok. E poi? E poi? Poi? Va a cagare. Ok, bagno, può aver senso. Perché sono immobile? Vai a cagare. Oh, forse tra un po' andrei a dormire, c'è l'energia in rosso, era. Secondo te come risolvo? Secondo me sviene in bagno adesso mentre caga. Stonk. Bertra, a sto punto fatti di coca piuttosto che berti tutti sti caffè. Aura salutare per aver bevuto te. Sì, tranquillo, ti fa bene, bro. Leo si fa un caffè. Comunque viviamo facendoci caffè noi, non... Sì, sì, assolutamente. È una vera content house, ragazzi. Sì, è vero. Ok, mi lavo ancora le mani, quindi sono ancora sul pezzo. E... Ruba la bambina fuori. E oh! Vado a... Fai un pisolino. Figa, manco power dormo. Power nappissimo. Tata, me lo fai svegliare? Morto. No, raga, fisù. No, non vuole dormire un botto. Leo Leolandia. Bertra vuole andare a letto. Sono no, vuoi rifare un pisolino. Lasciatemi dormire un attimo. Io sto bella. Oh, in sta casa dormono tutti. Leo è nel suo. Vai, fammi andare a salutare Michele, dai, vediamo se è ancora vivo. Oh, Totta si è svegliata. Totta dice caffè. No, cereali. E te? Ah, no, te. Sto facendo colazione. Cioè, ha deciso che i cereali la puntata lì, non mi interessano. I cereali sono per il serpente. Leo chiacchiera. Sì, anche la casetti la gestisce Vegas. Sì, sì, ragazzi. Sì, sì, sì. Oh, si è svegliato Bertha. Cosa sarà la prima cosa? Dove sto andando? Ad allenarsi. Corretto. Totta si fa... Totta ripulisce, sono le 8 di sera. Leo si fa un caffè. Bertha si allena. Il mio ma non hanno degli orari umani questi sim? No. Totta dove va? A pulire. Ah, hai pulito sotto però. Caffè. Caffè. No, no, si è rotto il bollitore. No. Riparalo, Leo. Riparalo assolutamente. Ripara. Lo sostituisci. Chiama il servizio di riparazione. Ma sostituiscilo. È vero, siamo degli influencer, lo sostituiamo. Bro, ci abbiamo 3 milioni di euro. Totta, ti ricordo che rivendevi le singole finestre per prendere 20 crediti quando costruivamo casa. Ed è questo che ci ha permesso di poter sostituire questo oggetto. Bertra, tutto ok.
Leo è forte. No. Ti prego, smettila. Tutta caga. Fai la pipì come una campionessa. Poderoso sbiscio. Leo va a parlare con Totta. Devo parlare della macchinetta. Ma io dove sto andando? Io sono baldanzosissimo, ragazzi. Perché mi stanno andando a lavare le mani da un'altra parte? Sì, mi faccio i troppi bagni non fanno bene. Bro, sei cosa perso. Sei assolutamente perso. Non sono assolutamente in grado di funzionare se non bevo il mio tè. Ha avuto un piccolo ictus. Tè. Yes. Gnam gnam gnam. Hai mai pensato di bere anche dell'acqua? Eh? Acqua no? Mi chiedo. Ma cos'è che cazzo sta facendo? Impazzito? Fare il test. Beh, che schifo questo caffè. Una merda. Perdela. Allora, ascolta, visto che il caffè fa cagare, cazzo continua a berlo. Vuoi che il prossimo sim che facciamo l'apo? Ma sta parlando da sola. Facciamo l'apo, così ti fa il caffè fatto buono? Sembra un'ottima idea, onestamente. Totto, dove è andato Leo? Leo sta andando da Totta, mi sa. Cioè, sono troppo incuriosita da te. La ripulisci. Leo desidera Totta. E Totta sta davanti al suo cazzo di camino. Ah, posso entrare da questa porta? Che bello Totta essere in questa stanza. Chissà perché Bertra non viene. Grazie Bruno per il secondo mese. Buona fortuna per 25 ore. Minchia, domani Bruno fa 25 ore di volo fino alle Filippine. Minchia, in bocca al lupo. Cosa sto facendo? Sto parlando io da solo? Io ero andato a Cebu. Parlando con gli amici, belle. puntini. Bertra sta impazzendo. Ma che cazzo? Ma... Wow, Bertra. Bertra è instabile. Questi film sono in balia di un ottovolante emotivo totalmente imprevedibile. Bertra sta avendo crisi di rabbia fra un po'. Che cazzo? Totta sta arrivando. Ciao Totta, io vado sotto. Io andrò a fare il troll nei forum. Leo? Che energia! L'aumento di adrenalina sta rendendo Leo più tonico che mai. Il suo fisico scultoreo è la testimonianza più entusiastica che gradisce la forma fisica? O sì o no? Sto lavorando. Sì, sì. Ma come sì? Ma no, sì, Leo! Divento un dio greco qua. Leo, dai, sii coerente. Faccio una scalata due volte a settimana, quindi guarda, allenamento good. Ma non sei te il fisico scultoreo, scusa, dobbiamo allora, Bertra quello palestrato. E io sono quello che beve il caffè, ma a quanto pare ci siamo switchati i ruoli. Va bene, ammetto che ti piace fare questa cosa. Andrei contro le tue aspirazioni e contro il motivo per cui è stato creato il tuo sim. Io bevo una media di 4-5 caffè al giorno. Madonna. E Bertra mi sta rubando il ruolo, quindi adesso gli rubo la palestra. Ne bevo 4-5 al secondo in questa partita. Oh. Comunque sono le 23:05. Divertendosi, i sim hanno finito il loro tempo. Wow. Già. È il salva la partita. Guardiamo prima la galleria e poi ce ne andiamo, che abbiamo fatto il sim Totta. Vai. Il simotta. Amichetti Totta, com'è che aveva detto di cercare? Beh, cerchiamo Amichetti, vediamo se si è aggiornato, un caso Totta dopo. Buonasera, sono nuovo. Ben arrivato, Gatto. Non è vero, non è il primo messaggio che scrivi, hai mentito. Non sei nuovo. È vero, è una menzogna. Vediamo se trova. C'è l'oggetto muro d'arrampicata, però non so se è nella vanilla. Non c'è Totta. Non c'è Totta. No. Prova a scrivere Amichetti Totta. L'attesa mi sta distruggendo. Anche a me. No. Totta Amichetti hanno detto di cercare. Sì, sei tu. Sì. Totta Amichetti. Totta niente. Amichetti. Niente, no. Niente Totta Amichetti, avete mentito. Forse devi abilitare già. Includi il coso. Includi il corso. Ah, eccola! Ecco. Con il bucket hat. Totta bucket cap.
bicchiere. Questa ci sta come Totta. Ok, quindi si conclude questo episodio con Bertra che... Che fa Bertra? Fa? Cerca di comprare naviga un nuovo caffè. Naviga su internet. Cerca caffè, Totta, esatto. Troll nei forum e Leo... Guarda la TV. Cazzo stai guardando? Guarda, fatemi i cazzi vostri, sono nel mio studio. Ah, oh, sì, anziani. Sì, sono fortissimo. Oh, sì, yeah. Sì. Adoro gli anziani. Che cazzo? No, voglio rivedere l'anziano. No, voglio rivedere l'anziano. Il nuovo gioco del professor Layton? No. No, si baciano. Consuela. Come aspetto. Ciao. Adesso si schianta palese. Raga, abbiamo perso 4 euro. Mi sa che Berta si è andata a fare un caffè. Sto cucinando finalmente del cibo, ragazzi. Per la prima volta in 2 giorni. Bertra pane. Mangia. Del pane. Pane uova con formaggio. Bravo. Uova con toast. Dai, direi onesto, onesto. Dobbiamo fare il Rai d'Alicio. Sì, sì, Rai d'Alicio. Sto facendo da The Sims intanto. Non so neanche se Licio è in live, però. Non so neanche come è scritto Licio, in realtà. È tutto... Ah sì, è in live. Ok, cioè, so come scriverlo ora. Lo faccio io. TGD... Licio si è autocomprato il ride. Fallito. Ok, fatto parte... Questo canale è destinato a un pubblico adulto e a una chat riservata ai follower e agli abbonati. Non posso raidarlo. Fine. No, no, poi, poi. No, poi. Mi ha appena fatto... Solo... Ma sta per partito il ride, amo. Ah, da me non è venuto, non so perché. Ok. Vabbè, forse ragazzi, perché tu non sei identificato lunedì in un pubblico adulto. Hai ragione, scusatemi. Per i nuovi sub, ragazzi, fate punto esclamativo sub. Mi raccomando, venite nel gruppo Telegram. E punto esclamativo Discord per il Discord, che è bello. Ciao, ragazzi, ci becchiamo lunedì. Bacioni!